Ok, abbiamo il nostro sito dove eravamo rimasti, tuttomoto.com, che attraverso campagne di marketing abbiamo capito avere come prodotto vincente i guanti. Quindi come facciamo? Molto semplicemente andiamo a creare un nuovo store in questo caso, che potrà essere tutto quanti moto. Che è focalizzato sui guanti. Però se tu ci pensi, anche i guanti ce ne sono di migliaia. Quanti guanti diversi ci sono? Ci sono i guanti da cross, ci sono i guanti da moto alla strada, ci sono i guanti da enduro, ci sono i guanti da... Insomma, chi ne più ne ha più ne mette. Poi questo è un esempio, ovviamente ogni categoria di prodotto all'interno di una nicchia può essere sottocategorizzato in diversi prodotti. Quindi cosa faremo? Andremo a offrire prodotti di tipo diverso sul nostro store, che sono però tutti guanti. Quindi, come vedi, il nostro store, se prima era abbastanza generico, inizia ad avere una sua centricità legata a un prodotto che ovviamente sono i guanti in questo caso. Come facciamo ora a promuovere? Sappiamo che i guanti vendono, ci portano profitto. Come fare? Possiamo utilizzare o continuare a utilizzare il dropshipping, oppure possiamo fare il virtual warehouse. Perché il virtual warehouse? Cos'è il virtual warehouse? Il virtual warehouse significa acquistare un grosso stock di prodotti, 100, 1000, 10.000 guanti, e lasciarli al centro logistico, ad esempio di Udrop, quindi del nostro partner. Perché fare questo? Perché comprare un grosso stock di prodotti ci fa ridurre notevolmente il costo dei prodotti. Per cui se su Tuttomoto avevamo già, supponiamo, vendevamo i guanti a 30, e il prodotto ci costava 10, avevamo un ritorno di 20, avevamo un profitto di 20. Facendo un virtual warehouse, magari abbiamo che i guanti invece di costare 10 ci vanno a costare 5. E come potete capire, abbiamo un profitto più alto, che sul prodotto è solo di 5. Ma se andiamo a applicarlo su 1000 prodotti, ovviamente potete fare direttamente voi il calcolo, c'è un notevole aumento di guadagno. Quindi cosa facciamo? Molto semplicemente andiamo di nuovo a fare campagne marketing su ogni prodotto, comunque su ogni sottocategoria di prodotto. Lo facciamo o col dropshipping o con virtual warehouse, con un obiettivo chiaro, l'avete già capito, capire qual è la sottocategoria di prodotto che è vincente. Ci vediamo al prossimo video per spiegarvi l'ultima parte, quella dove veramente si va a guadagnare i bei numeri. Ci vediamo al prossimo video, ciao!